La prima domenica di ottobre per Raffadali è festa, è un appuntamento che si rinnova, è il tradizionale mercato legato all'allevamento e all'agricoltura che richiama numerosi visitatori anche dai paesi vicini. Dicevamo una tradizione che si rinnova e continua e lo abbiamo chiesto al sindaco. È una tradizione che continua, cerchiamo ogni anno di migliorarla. C'è un richiamo di tutte le persone dei paesi vicini che ormai l'hanno come una data stabilita per andare a vedere gli animali, per vendere gli animali. E cerchiamo ogni anno di avere sempre una migliore offerta al fine di attirare molte persone per venire a comprare. Vedo che ormai sono rimaste poche le fiere in cui avvengono queste transazioni commerciali di animali, quindi essendo rimaste in poche, quelle poche che ci sono portano molte persone a parteciparvi, perché è sempre un mercato fredde, quello della zootecnia, quelle di persone che più comprano un animale per uso familiare, non per commercializzarlo. Quelle sono le grandi fiere che attirano i grandi agricoltori nel settore della zootecnia, però dico, porta ogni anno centinaia, per non dire migliaia, di persone dei paesi vicini a frequentarla e ad acquistare tutto ciò che serve per l'agricoltura, non solo gli animali, perché ci sono molte persone che vengono da fuori e vengono a esporre quelle che sono le attrezzature nel campo agricolo. In questo momento ci avviciniamo alla raccolta dell'olive, quindi c'è molta persone che vengono qui per comprare tutto ciò che serve per la raccolta delle olive. Un bilancio sul Fastuca Fest che si è concluso da poco, com'è andato? Benissimo, è andata benissimo. Ogni anno, l'anno prossimo, aumenteremo sicuramente il percorso del gusto, perché ogni anno arrivano sempre maggiori persone e mettono in difficoltà l'organizzazione. Quindi noi ogni anno dobbiamo rivederla, migliorarla e anche lì cercare di portare novità, perché sono le novità quelle che attirano le persone.